Il grandissimo Bruno Vespa non poteva mancare al 22esimo appuntamento del Merano Wine Festival. Per lei è come stare in un negozio di giocattoli qui. Sì, la mia passione del vino mi ha portato anche ad accettare una sfida abbastanza coraggiosa, cioè quella di trasformarmi in coproduttore di vino. Insieme con altri amici abbiamo rilevato una storica masseria, la masseria Cuturi in Puglia. Questo è il primo anno nel quale noi siamo sul mercato interno e internazionale e io non mi sarei mai aspettato che un festival così prestigioso selezionasse con un punteggio molto elevato due dei nostri vini. Quindi eccomi qua. Questa è la prima grande soddisfazione. Si è appena concluso il momento con Oscar Farinetti, dove avete ripercorso un po' quali sono stati i passi principali che l'hanno portato a scrivere il suo libro. Cosa ci può dire di questo? Beh, che Oscar, sapendo che io sarei venuto a Merano, mi ha invitato a presentare questo libro. È stata un'esperienza bella perché abbiamo visto qui sono 12 storie molto importanti, ce n'erano 4 rappresentate qui sul palco, sono 4 storie molto diverse tra loro ma unite da questo elemento comune che è il coraggio, e senza coraggio non si fa il vino, perché è una bella sfida. Viva il coraggio! Dottor Vespa, immagino che lei passi moltissimo tempo a controllare su internet Live Taste TV. Ha mai visto i nostri programmi? Purtroppo io non ho tantissimo tempo, quindi ne vorrei averne di più per occuparmi di più di vino e per imparare tante cose che non conosco.